Mister Basile, oggi davvero ci avete provato in tutti i modi, nelle condizioni difficili delle rotazioni che sapevamo, e il risultato insomma anche piuttosto bugiardo, possiamo dirlo. Sì, abbiamo praticamente fatto la partita sempre noi, dall'inizio alla fine. Per larghi tratti abbiamo giocato solo in una metà campo, Miccoli è stato il migliore in campo. L'unica cosa che posso dire a questi ragazzi è che forse sono stati poco lucidi sotto porta. Però giocare a questi livelli con soltanto due rotazioni diventa veramente complicato, perché poi arrivi sotto porta, non sei lucido, non sei fresco, però in questo momento di più non possiamo fare. Dobbiamo pensare, guardiamo avanti, rientreranno i giocatori, i due squalificati già sabato, ci manca un punto per entrare nei play-off, ci abbiamo provato in tutte le maniere senza risparmiarci dal primo all'ultimo minuto, quindi non si può assolutamente, bisogna soltanto fare i complimenti alla mia squadra e anche a Riti, che con questa vittoria diciamo si toglie dai bassi fondi della classifica. Adesso arrivano un paio di trasferte niente male, però insomma con i due recuperi sei più fiducioso? Sì, no, ma in questo momento noi dobbiamo pensare a gestire le energie, perché ci attende anche la Coppa Italia, che per noi è un evento bellissimo da vivere, quindi gestiremo le energie, proveremo a fare questo punto quanto prima per andare nei play-off. E poi ci andremo a giocare gli ultimi spiccioli di questa annata, divertendoci, perché ci aspettano gare belle da vivere e manifestazioni importanti.